Bella a tutti voglioni, benvenuti in questo nuovo video. Prima dell'inizio volevo dirvi due cose. La prima è chiedervi scusa perché non ci siamo fatti sentire per più o meno da un mese a questa parte, potremmo dire, e i motivi sono principalmente tre. Uno è per lo studio, due è per il lavoro e il terzo è quello che vedrete in questo video. Perché molti non ci seguono su Instagram e quindi non sanno cosa ci è successo. Quindi ancora una volta vi invito a seguirci su Instagram. Secondo motivo per cui sto facendo quest'intro è per dirvi che questo video è sponsorizzato da Autodoc. Metterò il simboletto da qualche parte. Autodoc non è nient'altro che un sito di acquisti online che vende pezzi soprattutto per auto a prezzi molto vantaggiosi, presente in 25 nazioni, ovviamente compresa l'Italia, e mi hanno detto anche di dire che hanno un'app per il telefono e che se gli oggetti che avete acquistato non vi interessano più potete rimandarli indietro entro 200 giorni. Quindi se vi interessa vi lascio il link qui in descrizione e niente, dateci un'occhiata. E ora procediamo subito con il video. E bella a tutti i guaioni, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ho montato gli specchietti, orribili ma mi tocca, e i DB Killer. Questo perché dobbiamo andare a fare un giretto a Itri con degli amici e quindi voglio andare tranquillo, diciamo. E quindi niente, ragazzi, ora stiamo aspettando che arrivino gli altri per poter partire. Finalmente posso guardarmi allo specchietto e aggiustarmi il capello come fanno quelli là con l'SH. Sì, grande! Vabbè, basta menate, ci vediamo dopo. Si è schiattato un aereo sopra il mio. Mamma mia. Pronto? Che succede? Michele, Siamo giù, che è successo? come siete? No, una stronzata, però potevo andare a pezzi. Il ragazzo con il GP500 ha fatto specchietto e specchietto con uno che veniva dal lato opposto con la Z. Stavano per prendere in pieno comunque. Vabbè, mo arriviamo, eh.
Va buono. Ciao ciao. Okay. Tu pensi di esserti comportato bene? Ci sono chiesto scusa, che ti devo fare scusa? Ci vediamo. Breve ma intenso. Breve ma intenso. One eternity later. Cazzo. No, se li devi far segnare a Fabrizio, Fabrizio. Cinquanta. E questo no. Ok, chiedi per la moto qua, io. Può andare, grazie. Mi serve la patente, l'assicurazione e il libretto. Allora. Ok ragazzi, oscurerò tutti i dati, però in sostanza la mia targa era inclinata di 47 gradi e non di 30, che è il limite massimo, e quindi ho una multa di 60 euro, ma non è il problema del denaro, il problema è che sono 3 mesi di fermo amministrativo su questa moto, questo perché ragazzi la targa è troppo inclinata. No, comunque non è abbastanza inclinata da non fargli leggere gli autovelox, quindi comunque non ci sarebbe nessun problema, però la legge prevede questo e quindi hanno fatto il loro lavoro. Mi fa venire voglia di girare senza targa, scarichi aperti, perché io mi sono messo gli specchietti omologati, ho messo il DB Killer, io veramente... Cioè 3 mesi di fermo perché avevo la targa a 10 gradi inclinata troppo, ti rendi conto? È frustrante. È veramente frustrante. Ma chiso ben pure l'SM1000 RR. Siete stati fortunati. Tutti scarico aperto, sono stati fortunati. Guarda che la gomma di ya. Quell'RS1000 era d'arresto. Cioè, sono stati fortunati e noi siamo stati sfortunati. Funziona così praticamente. Io non so veramente che dire. Cioè, mi avessero detto, guarda, tu fai troppo casino, disturbi la gente, devi pagare per questo, va bene, ok, ma io così non disturbo nessuno. L'autovelox lo legge lo stesso a 50 gradi la targa, 47. Beh, ecco, l'ultimo che deve prendere la multa. Abbiamo preso tutti quanti la stessa multa. Colmo, il colmo. Cioè, veramente, gente che passa di targa a 80 gradi e lui a 50 gradi, sequestro. Colmo. Per oggi è tutto, al prossimo sequestro. ora non so cosa fare, che video portare per i prossimi 3 mesi, sinceramente. Questo qua lo devi portare sul canale. Sì, dico, dopo questo che faccio più? Fippizzo. Ah, dopo lascio tutto nelle tue mani. Monarchi in cucina. Guarda, scommettiamo tutte più inclinate della nostra, le targhe? Ecco, vedi, tutte inclinatissime, guarda. Però noi siamo stati sfortunati. Questa è la situazione, questa è. Vabbè ragazzi, per me l'estate praticamente finisce qui, non so cos'altro fare, non so cos'altro dire. Ho fatto gli ultimi 5 euro di benzina nei prossimi 3 mesi e questa sarà l'ultima volta che prenderò la moto nei prossimi 3 mesi. Salutate il 790 con le nuove grafiche. Io stavo andando a registrare il video in cui dovevo fare il bike porn delle nuove grafiche. Vabbè, in questi 3 mesi me la chitterò un po' e boh, non lo so. Solo che lo formavo pure chisto.